Buonasera a tutti, bentornati dalle vacanze, questo è il primo consiglio. Invito il consigliere Gianvecchio di inserire dentro la scheda, grazie. La parola alla dottoressa per l'appello, grazie. Buonasera. Aiosa, Antonioli, Boccia, Caponi, Chittò, Cremonesi, De Noia, Di Stefano, Foggetta, Franciosi, Gianvecchio, La Miranda, Landucci, Nossa, Pastorino, Pavan, Pennasi, Pietra, Rivolta, Romaniello, Teormino, Tittaferrante, Torraco, Tremolada, Vavassori. Sedici. Risultano 16 consiglieri presenti, 9 assenti. La seduta è valida. Come di norma, invito tutti ad alzarsi in piedi per ascoltare l'inno nazionale. Grazie. Grazie.
bisogno di 3 scrutatori, 2 di maggioranza e 1 di minoranza. Chi si offre volontario? Vavassori e Pietro. Ariosa? Grazie. Ariosa. Allora, come da programma, la prima fase della seduta prevede la presentazione delle delibere sul bilancio da parte dell'amministrazione comunale. Quindi do la parola all'assessore di competenza Virginia Montrasio. Seguiranno gli interventi dei relatori. Prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Durante il Consiglio Comunale del 22 maggio scorso avevamo preso impegni precisi con la città, gli impegni che sono contenuti nell'ordine del giorno che in quella sede è stato approvato dalla maggioranza del Consiglio Comunale. Questi impegni sono stati mantenuti nella proposta di bilancio preventivo che andiamo a discutere questa sera: riduzione della spesa, attenzione ai bisogni, investimenti per la città. Questa sera, è vero, siamo ormai a settembre, che di certo non è un mese congruo per la predisposizione del bilancio preventivo dell'anno. Le ragioni di questo indubbio ritardo sono fondamentalmente due. Una ormai è purtroppo tradizionale, e cioè l'indefinitezza normativa che, ad anno anche avanzatissimo, porta a modifiche nelle attribuzioni ai comuni che ancora oggi non sono definitive. E la poca chiarezza nella scrittura delle norme sulla fiscalità locale, che ancora oggi sconta dubbi interpretativi. Ma da questa situazione, con una scelta di forte volontà politica, non intendiamo più farci bloccare e quindi ci stiamo attrezzando per un calendario di bilancio 2015 più adeguato alle esigenze di governo e di programmazione, eventualmente utilizzando anche in maniera più ampia lo strumento delle variazioni di bilancio. L'altra ragione di questo ritardo invece è di natura più politica, con le onerosissime ricadute tecniche che ha comportato. Come sapete, dal momento che è stata anche oggetto di approfondimento in commissione, abbiamo operato la scelta di aderire alla sperimentazione del nuovo modello contabile, la cosiddetta contabilità finanziaria potenziata, applicando in anticipo lo schema che dal 2015 dovrebbe essere generalizzato a tutti gli enti locali. Non è ovviamente un vezzo accademico né un'opzione ragionieristica, ma è la sfida coraggiosa di adottare già da oggi un sistema di contabilità e di rappresentazione del bilancio che ha due elementi politici di indubbia forza. Uno è, per quest'anno, il beneficio per tutta la città derivante da un dimezzamento del saldo obiettivo del patto di stabilità. Grazie al lavoro che abbiamo fatto, e cioè appunto l'adesione alla sperimentazione, l'adesione al patto regionale verticale, l'azione politica tuttora in corso per ottenere l'esclusione dal conteggio di alcuni investimenti strategici, in questo modo dai fantascientifici 7 milioni e 100 di gennaio, che erano il nostro iniziale obiettivo del patto di stabilità, siamo arrivati a 1 milione e 7 di saldo obiettivo. È un obiettivo che comunque non è facile, stante la situazione di crisi e i ben noti paradossi legati alla modalità di costruzione del saldo. È sicuramente un obiettivo che richiede un costante controllo, un governo forte ed un monitoraggio puntuale e continuo di ogni euro speso e di ogni euro incassato, ma è un obiettivo che riteniamo alla nostra portata. L'adozione del nuovo modello contabile porterà inoltre ad una maggiore leggibilità e quindi ad un migliore governo delle scritture di bilancio e delle dinamiche non solo finanziarie ma anche economiche e di cassa che derivano dalle scelte politiche.
Infatti, la nuova contabilità intende avvicinare la contabilità finanziaria tipica delle amministrazioni pubbliche a quella economica, cioè le previsioni alla cassa. Ciò porta in primo piano il tema dei residui attivi e passivi, l'impegnato non speso e l'accertato non incassato, che è un tema sicuramente spinoso per la contabilità pubblica tutta e la cui cattiva gestione può minare la solidità dei bilanci. Noi ovviamente non temiamo di affrontarlo con la puntuale rivisitazione di tutti i capitoli dei residui. Si tratta di un lavoro immane che ha coinvolto non solo la ragioneria, ma tutti i settori del comune che anche stasera ringrazio per il lavoro che hanno fatto. E questa operazione ci vede costantemente impegnati in una loro pulitura che dovrà proseguire con sempre maggiore determinazione e anche in un impegno sempre maggiore contro l'evasione e la morosità. Proprio la complessità del nuovo modello contabile ha portato ad un lavoro di approfondimento continuo della materia, durante il quale i nostri uffici si sono costantemente interfacciati con la struttura ministeriale incaricata della sperimentazione e con la frequenza di innumerevoli momenti formativi. Questo lavoro ha anche portato alla redazione di un emendamento tecnico, che peraltro era già stato preannunciato durante le commissioni di luglio, con il quale rappresentiamo diversamente il fondo pluriennale vincolato, che è una novità della nuova contabilità. Ci è stato detto in una di queste occasioni che il Comune di Brescia, quando ha sperimentato questa contabilità per la prima volta, ha dovuto riscriverlo 12 volte. Credo che questo renda, insomma, plasticamente esempio della complessità di questo nuovo sistema. Il fatto che il bilancio fosse stato comunque approvato dalla Giunta 2 mesi fa ci ha consentito di ampliare la discussione in commissione. Infatti abbiamo fatto 3 sedute e abbiamo approfondito anche gli elementi di novità tecnica oltre alle scelte politiche. Abbiamo anche quest'anno approfittato di questo tempo per confrontarci, come consuetudine e scelta di questa amministrazione, con i gruppi di interesse che si rapportano con noi, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, quelle dei dipendenti del comune, quelle dell'impresa, gli albergatori, i dirigenti scolastici, la consulta dell'ambiente, il tavolo delle associazioni. Ma veniamo appunto agli impegni che l'amministrazione aveva assunto. Ricordo che a gennaio al nostro bilancio mancavano circa 10 milioni di euro. Ricordo che il contesto nel quale ci muoviamo continua ad essere quello della drastica riduzione delle risorse derivanti dai trasferimenti. Non intendo dilungarmi, ma riassumo con lo schema seguente. Nel 2010 ricevevamo 22 milioni, nel 2014 ne riceviamo meno di 3. Ma il dato politico più caratterizzante è quello che, anche se con risorse molto diminuite, abbiamo una quasi totale autonomia finanziaria. Significa che praticamente la totalità di quello che il Comune fa è pagato direttamente dai cittadini, dai lavoratori, dai pensionati e da chi fa impresa sul nostro territorio. L'epoca è sicuramente cambiata e questa consapevolezza rende non più eludibili interventi radicali e strutturali a favore della sostenibilità dei nostri servizi e della nostra spesa. E questo per noi è un dovere prioritario. Per rendere l'autonomia finanziaria una vera opportunità per comuni e per cittadini, allo Stato chiediamo un quadro normativo stabile, una riduzione della pressione fiscale nazionale, di cui la manovra sugli 80 euro può essere un primo ed importante esempio, la piena agibilità per i comuni nella gestione delle loro entrate ed insieme che non sia ulteriormente depauperato il già modestissimo contributo statale. Quindi la generale contrazione delle risorse, il fatto che tutto quanto è pagato direttamente dai cittadini e il contemporaneo aumento dei bisogni, che sono le caratteristiche tipiche della crisi che stiamo attraversando,
ci obbligano oggi e sicuramente ci obbligheranno in futuro ad una rivisitazione dei servizi offerti nell'ottica di un fortissimo governo politico della spesa, della scelta politica anch'essa delle priorità, degli ambiti di intervento da tutelare e delle modalità organizzative della loro erogazione. Noi col nostro secondo bilancio l'abbiamo fatto e lo stiamo facendo in coerenza con il già citato ordine del giorno del 22 maggio scorso. La sfida politica di questo bilancio è quindi quella di agire su tre piani di intervento: la riduzione della spesa, l'attenzione ai nuovi bisogni e l'attenzione allo sviluppo della città. La riduzione della spesa, quindi. Il nostro bilancio sconta il dato di una rigidità molto alta. Si definisce rigidità, ne abbiamo probabilmente già parlato, quella parte di risorse che si possono considerare già spese al 1° gennaio di ogni anno. In particolare la spesa per il personale sedimentatasi negli ultimi 20 anni. Ovviamente si tratta della registrazione di un dato di fatto e non di una valutazione qualitativa sul lavoro degli addetti, anche perché il Comune è prevalentemente un'azienda di servizi e per erogare servizi ci vogliono le persone che lo fanno. Questa rigidità, tuttavia, restringe lo spazio delle possibilità delle scelte politiche. Per questo abbiamo messo in atto, dall'inizio del mandato di questa amministrazione, una serie di interventi strutturali su questa voce. E negli anni scorsi questi interventi ci hanno già portato 600.000 euro di risparmi. Per esempio, il personale da 756 addetti si è ridotto a 732 oggi e i dirigenti sono passati da 15 a 13. L'intervento su questa voce è strutturale e quindi consentirà di capitalizzare i risparmi anche nei prossimi anni. Per quest'anno, su questa partita, prevediamo quindi ulteriori risparmi per circa 635.000 euro, risparmi derivanti da tre azioni. Il sostanziale blocco del lavoro straordinario, il sostanziale blocco delle assunzioni. A fronte di una quindicina di pensionamenti, quest'anno si provvederà ad un paio di assunzioni in settori strategici per l'organizzazione comunale e per lo sviluppo del territorio. Lo stesso approccio, sostituzione o assunzione di figure assolutamente centrali e strategiche, intendiamo seguire anche negli anni a venire, insieme ad una necessaria riorganizzazione della struttura. Oltre alla riduzione del numero di dirigenti, quest'anno si è proceduto al dimezzamento del loro fondo di risultato, con grande senso di responsabilità e atteggiamento collaborativo, devo dire, dei dirigenti stessi che hanno compreso le ragioni di questa scelta. Gli altri risparmi si sono ottenuti con un lavoro di razionalizzazione e di contenimento della spesa che ha coinvolto tutti i settori dell'amministrazione e con l'opera di capillare rinegoziazione degli appalti che proseguirà anche nell'ottica di una loro ottimizzazione. Tra l'altro, nessun appalto scaduto viene rinnovato prevedendo, come si faceva nel passato, un aumento della base d'asta. È la Giunta a valutare i casi particolari e autorizzarli espressamente, come è accaduto ad esempio sul caso della disabilità, su cui tornerò tra poco. Tra gli interventi più significativi di razionalizzazione della spesa, ricordo ad esempio le scelte in materia di impianti sportivi, scelte politiche forti, pur in un periodo di difficoltà come quello che stiamo attraversando, scelta di tener fede alla tradizione della nostra città e di mantenere quindi invariata la ricchissima offerta per i cittadini. Ma nel contempo un maggiore coinvolgimento e una maggiore responsabilizzazione delle società sportive che consente una riduzione di spesa in questo settore. Un altro esempio di qualificazione della spesa è la sperimentazione su un nuovo modello di erogazione dei contributi economici,
che renda tracciabile e finalizzato quanto viene dato e di cui a breve si parlerà anche in commissione. Pensiamo anche al valore sociale e al risparmio che un progetto come quello di bene comune consente di conseguire. Privati, imprese, associazioni che adottano spazi verdi. In questo modo la collettività è attivamente coinvolta nella cura della cosa pubblica. Tutta questa serie di interventi vale altri 742.000 euro di risparmi per una riduzione delle spese per complessivi 1.370.000 euro, che potrà generare risparmi più significativi negli anni a venire, man mano che gli appalti più rilevanti andranno a scadenza. L'altro piano di intervento, dicevo, è quello dell'attenzione ai bisogni. Risparmi, sì, ma attenzione ai bisogni e oculata scelta delle priorità. In coerenza con la tradizione della nostra città, che su disabilità e infanzia ha talvolta fatto da apripista anche per politiche nazionali, abbiamo deciso che alcuni limitati e selettivi aumenti di spesa. Penso per esempio al bando per il trasporto dei disabili e per l'aumento delle ore di sostegno nelle scuole, che vale 300.000 euro annui di maggiore spesa rispetto al precedente appalto. Penso anche alla scelta di destinare alle famiglie con i disabili e i non autosufficienti al loro interno i 100.000 euro di sgravio derivanti dall'applicazione della TASI alle cooperative a proprietà indivisa. Penso infine a un emendamento che proporremo in queste sere, finalizzato a dare a tutti i ragazzi disabili la possibilità di continuare il loro percorso sociale ed educativo anche alla fine del loro percorso scolastico. Sempre, ma a maggior ragione, in questo contesto di difficoltà generale e di scelta difficile tra bisogni impellenti tutti e priorità, diventa indispensabile che tutti rispettino le regole. È insopportabile che ci sia chi si permette di non pagare il dovuto, vero e proprio furto ai danni della collettività. Per questa ragione, nei mesi scorsi abbiamo sottoscritto con la Guardia di Finanza un accordo per potenziare i controlli sulle dichiarazioni ISE, ne stiamo controllando 500, e, come già dicevo, prevediamo un impegno straordinario di contrasto alla morosità. Anche nell'ottica della riforma della riscossione, che farà venir meno l'attività, peraltro largamente inadeguata, di Equitalia, per il recupero della morosità ci avvarremo di una società specializzata che vada a colpire i furbi e che aiuti nel percorso di rientro dal debito chi veramente ha difficoltà. Tutto ciò è doveroso nei confronti dei tanti cittadini onesti che sono il vanto della nostra città e che pagano sempre puntualmente le tasse. Rispetto alle entrate, due considerazioni in merito ai nuovi tributi che deliberiamo oggi, la Tari e l'imposta di soggiorno. Per quanto riguarda la Tari, ricordo che il passaggio da Tarsu a Tari è obbligatorio per legge e per noi già questo costituisce un piccolo paradosso, visto che il gettito dei due tributi è sostanzialmente simile. Di quanto sia cavillosa la norma abbiamo già più volte parlato e abbiamo dedicato a questo anche una seduta apposita di commissione. Oggi però mi interessa evidenziare le scelte politiche che hanno portato alla proposta che facciamo. Abbiamo lavorato sulle complesse alchimie del tributo e abbiamo trovato una soluzione che ci convince. Con una ripartizione dei costi complessivi per il 45% sulle famiglie e per il 55% sulle attività, riusciamo a far risparmiare rispetto all'anno scorso circa il 75% delle famiglie e tra queste tutti i singoli e la stragrande maggioranza delle coppie. Allo stesso modo anche la maggior parte delle attività economiche risparmierà.
Le scadenze saranno il 31 ottobre e il 31 dicembre e entro i primi di ottobre arriveranno nelle case i bollettini precompilati. Nella lettera di accompagnamento verrà chiaramente indicato che il Comune controllerà tutti i casi di evasione tramite la società specializzata, come già prima ho detto. L'attività di armonizzazione delle banche dati, che è attualmente in corso per la gestione del nuovo tributo, frutto di un orientamento politico finalizzato alla semplificazione e alla facilitazione nel monitoraggio e nel controllo, ci ha consentito di inserire delle migliorie in un'ottica di una maggiore efficienza. Per questa ragione vi proporremo di recepire in un emendamento una modifica al regolamento che permette di rendere da subito efficaci le variazioni dei nuclei familiari invece che nel semestre successivo, come capitava in precedenza. L'imposta di soggiorno. L'imposta di soggiorno è l'altra novità del panorama tributario. Si tratta di un'imposta che pagheranno i non se stesi che soggiornano in città, e che cioè non viene pagata né dalle famiglie né dalle attività della città. Nella proposta che sottoponiamo in queste sere abbiamo lavorato da un lato per poter cogliere tutte le potenzialità di questa entrata e quelle collegate ovviamente a Expo 2015. Dall'altro abbiamo fatto un'attenta ponderazione di tariffe ed esenzioni per non compromettere la competitività che hanno le strutture ricettive del nostro territorio. Come ricorderete, ne abbiamo anche parlato in commissione, le esenzioni sono previste per i ragazzi con meno di 10 anni, per i componenti delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco in città per lavoro, per i malati e per i familiari di ricoverati, per i malati naturalmente che devono sostenere terapie in ospedali della provincia. Nel frattempo abbiamo incontrato anche gli albergatori e le loro organizzazioni di rappresentanza. Ne è nato un confronto franco, trasparente e proficuo, ritengo, per tutti, a seguito del quale vi proporremo di ampliare la platea delle esenzioni ai ragazzi fino a 18 anni e agli accordi commerciali che gli alberghi stessi abbiano già concluso con i tour operator alla data di presentazione della nostra proposta, per cui a fine luglio. L'altro piano di intervento è quello a favore dello sviluppo della città, e cioè il contributo che noi diamo per uscire dalla crisi, per attirare investimenti e per creare lavoro, e cioè per guardare con fiducia al nostro futuro. Consapevoli anche che in questa fase l'investimento pubblico è ormai il principale volano dell'economia locale. Di investimenti la nostra città in questi ultimi anni ne ha fatti tuttavia molti, nonostante la crisi, nonostante i vincoli asfittici del patto di stabilità e nonostante le note difficoltà di finanza locale. Pensiamo all'edilizia scolastica, 6 milioni e mezzo di investimenti sugli edifici scolastici, che hanno già riguardato la scuola Calvino, i cui lavori si sono praticamente ultimati, stanno riguardando la scuola 25 aprile e grazie al finanziamento di 1 milione di euro del programma governativo Scuole Sicure potremo intervenire anche sulla Calamandrei e sull'Oriani. Un investimento, questo, per la sicurezza dei bambini e per offrire loro luoghi di studio e di crescita sempre migliori. Questi investimenti accompagnano i quasi 12 milioni di euro che annualmente spendiamo sull'area infanzia ed educazione per i servizi dedicati. Senza retorica, un concreto, importante investimento per il futuro della città. E forse non è un caso che proprio nella nostra città il dato delle nascite sia in controtendenza col dato nazionale, con un più 10%, di cui anche noi andiamo orgogliosi. Pensiamo poi all'investimento così importante per la salute pubblica che è la rimozione dell'amianto dagli edifici comunali e la messa in sicurezza dell'area ex Enichem. Pensiamo al cantiere per la ristrutturazione del caseggiato di via Marx 606, che
nonché anche un cantiere modello per le modalità di organizzazione e di coinvolgimento degli inquilini. Pensiamo, infine, al grande sforzo che le nostre casse e che il nostro territorio fanno per ospitare il cantiere di prolungamento della linea 1 della metropolitana, un'opera che al Comune costerà complessivamente quasi 8 milioni di euro, di cui 2 milioni e 400 mila euro sono già stati pagati, che costa una quotidiana azione politica nei confronti di tutte le società e di tutte le istituzioni coinvolte per ottenere lo sblocco del cantiere. Abbiamo persino ufficializzato la disponibilità ad anticipare 660 mila euro per consentire agli appaltatori di riprendere il lavoro e di sciogliere il nodo che si è creato in quella parte di città che è praticamente sventrata e quasi inaccessibile. Pensiamo anche al continuo impegno nel reperimento di risorse per gli investimenti e per rendere migliore la nostra città. Solo qualche esempio anche qui. I fondi derivanti dai bandi di Fondazione Cariplo ci stanno consentendo di mettere a nuovo Villa Milius e di potenziare la struttura del carroponte. I fondi di Cap Holding permetteranno opere di mitigazione ambientale nei giardini di Villa Zorn e i fondi da bandi regionali ci consentiranno di valorizzare al meglio il parco della media valle dell'Ambro. L'impegno che prendiamo è quello, come abbiamo già detto, di attrezzarci per intercettare anche i finanziamenti europei. Ora però vogliamo caratterizzare i nostri investimenti su un settore che fino ad oggi non ha visto forti investimenti, ma di cui la nostra città ha indubbio bisogno. Si tratta del settore dell'efficienza energetica. Efficienza energetica significa non sprecare soldi, spendere meno, avere più risorse per rispondere meglio ai bisogni dei cittadini e soprattutto avere una città più pulita e più bella. Non vuol dire ovviamente che ci laviamo la coscienza con l'apposizione di qualche pannello solare qua e là, ma significa avere un progetto per la sostenibilità dei consumi in città, un progetto che si concretizzerà già dalle prossime settimane con la sottoscrizione del patto dei sindaci e l'avvio del piano d'azione per l'energia sostenibile. Non un adempimento burocratico, ma un percorso partecipato che potremo anche costruire insieme, amministrazione, consiglieri, politica, associazioni e tutti gli interlocutori della città. Per questo, un intelligente piano di valorizzazione del patrimonio del Comune e di vendite mirate ci potrà permettere di avviare i necessari investimenti in questo settore. L'obiettivo è sicuramente ambizioso e il piano che proponiamo al Consiglio prevede la vendita agli inquilini di 50 alloggi pubblici, che sono il 5% del patrimonio comunale e che si aggiungono ai 10 deliberati l'anno scorso e messi in vendita, per poter investire in questo modo su stabili più belli, performanti ed efficienti e per poter anche disporre di un nuovo patrimonio edilizio per l'emergenza abitativa. Sviluppo della città significa anche attrarre nuove imprese e non gravare sulle attività economiche esistenti. Quest'azione in questi anni si è rafforzata e si muove sul piano della semplificazione dei regolamenti amministrativi, sul piano del potenziamento dello sportello dedicato alle attività produttive e sulla costruzione di una fiscalità locale vantaggiosa per le imprese. Ricordo che pur con le grandi difficoltà di quest'anno e con i sacrifici richiesti ai nostri cittadini, si è fatta l'impegnativa scelta politica di mantenere invariata la fiscalità locale per le imprese. Commercianti e artigiani hanno l'IMU al minimo, non pagano la TASI e pur avendone i margini non abbiamo modificato l'imposta sulla pubblicità e le insegne. Inoltre, anche se per effetto dell'introduzione della TARI con le sue rigide logiche, alcuni come bar, ortolani e alberghi subiranno un aumento indubbiamente forte della tassa sui rifiuti,
Comunque continueranno a pagare meno che in città a noi vicine. Chiudo infine con un accenno su un progetto che riguarda il bilancio, ma anche il tipo di città che vogliamo. Un progetto che è insieme organizzativo, ma anche fortemente politico. Come forse avrete letto, abbiamo inserito dal 1 settembre 5 lavoratori socialmente utili, selezionati in collaborazione con la nostra AFOL, l'Agenzia per la Formazione, l'Orientamento e il Lavoro, che anche qui ringrazio. Si tratta di lavoratori attualmente in mobilità, ovviamente se stesi, che si rendono disponibili a lavorare per il comune a fronte di un piccolo corrispettivo, che nei fatti è praticamente un rimborso spese. Si tratta di profili alti, direbbero i selezionatori, ex esperti amministrativi o in risorse umane o informatici. Sono stati inseriti all'ufficio tributi e all'anagrafe. Non si tratta di recuperare persone per tappare i buchi nell'organico derivanti dal blocco delle assunzioni, ma si tratta di una doppia opportunità. Per loro la possibilità di una riattivazione professionale e sociale. Per i dipendenti comunali un momento di utile scambio di competenze e di modalità di lavoro maturate in altri ambiti. Per la valenza politica e sociale del progetto abbiamo deciso di orientarlo a lavoratori con oltre 45 anni di età che scontano una difficoltà nella difficoltà rispetto alle possibilità di reinserimento lavorativo. Noi li abbiamo incontrati, sono e siamo tutti consapevoli che non si tratta del lavoro della loro vita, ma che sicuramente è un'opportunità per rientrare in un circuito di socialità e in un'organizzazione che, come ci hanno detto, finalmente ha bisogno di loro. Per noi è stata un'esperienza molto importante, ci hanno dato una grande lezione di disponibilità, di umiltà e di dignità. Anche questo è un investimento e un progetto da coltivare sicuramente anche in futuro. Chiudo con i doverosi e non di rito ringraziamenti, prima di tutto al capo di gabinetto Luca Finazzi, agli uffici, alla dottoressa Fiori, alla dottoressa Orsetti e a tutti i colleghi della Giunta con i quali abbiamo lavorato per la disposizione di questo difficile bilancio di previsione. Grazie. L'assessore Montrasio. Adesso agli atti risultano due relatori, consigliere Vavassori e la consigliera Franciosi. Inizia il consigliere Vavassori, prego. Grazie signor Presidente, buonasera a tutti e a tutti. Queste sere viene discusso il bilancio previsionale 2014-2016 e come concordato in sede di commissione, la mia relazione e quella della collega Franciosi sarà unica per tutte le delibere di competenza della prima commissione. Io farò anche un brevissimo accenno al piano delle opere triennale ripreso dall'assessore Piano in sede della nostra commissione e discusso però prevalentemente nella seconda commissione. La mia relazione non entrerà dettagliatamente nello specifico delle singole voci di bilancio che ogni consigliere ha ricevuto, per le quali ha potuto leggere, studiare ed eventualmente richiedere specifiche in merito. Ma cercherò di riportare sinteticamente quanto è avvenuto nelle sedi di commissione. La prima commissione ha svolto 3 sedute di bilancio. Una prima commissione ha visto all'ordine del giorno il tema della Tari, mentre le successive 2 commissioni sono state incentrate sul bilancio. Partiamo quindi parlando di Tari. Come accennavo in precedenza, l'amministrazione ha proposto e noi abbiamo colto l'opportunità di dedicare un'intera seduta di commissione a parlare di Tari, perché il tema e la delibera sono particolarmente ricchi di tecnicismi e di casistiche e porle in discussione assieme al bilancio avrebbe rischiato di incentrare la discussione quasi prevalentemente su questo tema. A tal proposito ringrazio l'assessore Montrasio e i suoi uffici per questa disponibilità. La Tari da quest'anno sostituisce di fatto la Tarsu e si basa sui medesimi concetti della Tares, che avevamo visto lo scorso anno ma non applicato in quanto si era poi mantenuta la Tarsu.
Quali sono questi principi? La copertura totale del servizio e il criterio di chi più inquina più paga. Per quanto concerne la copertura totale del servizio, il cui costo è stato approvato dal Consiglio Comunale in sede di discussione del piano economico-finanziario di Core, ai fini del bilancio si configura di fatto come una partita di giro. Ma le scelte che si possono di fatto compiere riguardano la pesatura della spartizione del costo tra le utenze domestiche e quelle non domestiche. E nel nostro caso l'altra scelta è stata come calibrare per le utenze non domestiche i coefficienti di calcolo e le relative scontistiche che la legge prevede. Nelle scelte che l'amministrazione pone alla nostra valutazione si è cercato di far risparmiare il maggior numero di famiglie, 30.200, pari al 70%, e la maggioranza delle utenze non domestiche. Infine, si è cercato di limitare quanto più possibile l'impatto per quelle categorie che rispetto al passato anno con la Tari subiscono un incremento di costi. La scelta quindi che viene posta in votazione è la seguente: copertura del totale dei costi con la seguente proporzione. Utenze domestiche 45%, utenze non domestiche 55%. Si è poi passato ad esaminare la composizione del tributo, che partendo dal principio del chi più inquina più paga, viene di fatto ribaltato il concetto in essere prima con la Tarsu, basato sul metro quadro. Oggi le famiglie composte da single o coppie traggono vantaggi. Di conseguenza, per non far ricadere in maniera pesante sulle famiglie più numerose, si è deciso di far pagare a metro quadro una tariffa uguale per tutti. Poi vi è una diversità, 6 fasce, a seconda del numero di persone. Così facendo, per i nuclei numerosi, l'incremento è stato ridotto. Vediamo ora la Tari per le utenze non domestiche. In sede di commissione abbiamo esaminato la composizione del tributo. In questo caso il coefficiente è quello che si attribuisce alle categorie. Categorie che sono state stabilite dalla legge. Il valore risulterà più alto per chi produce un maggior quantitativo di rifiuti. Ci sono state spiegate le ragioni che hanno portato ad apportare delle piccole modifiche allo scopo di rendere più equo possibile il tributo, fermo restando la forte rigidità che la manovra ha in sé. Vi è poi la possibilità per le aziende di smaltire in proprio i rifiuti o parti di esse, ciò dà diritto ad una diminuzione del tributo. Bilancio. L'amministrazione ha scelto da quest'anno di aderire alla nuova metodologia di contabilità, ragione per cui i documenti che sono pervenuti ai consiglieri sono completamente diversi da quelli che solitamente ci siamo abituati a vedere e a leggere negli scorsi anni. La rappresentazione delle entrate e delle spese è completamente diversa. Questo nuovo modello di contabilità del bilancio ha il nome di contabilità finanziata potenziata. La nuova contabilità di fatto rivede il concetto di residuo, secondo un principio di esigibilità dell'entrata o della spesa, per cui i residui vengono riallocati sugli esercizi finanziari ai quali si riferiscono. Perché si è scelto di aderire già da quest'anno a questo nuovo modello contabile? Non vi erano obblighi di legge per quest'anno, anche se era del tutto opportuno sperimentare una nuova modalità che andrà a regime per tutti i comuni dal prossimo anno. L'amministrazione ha fatto una scelta politica forte per 2 ragioni. La prima è che questo nuovo modello di contabilità si avvicina maggiormente al tradizionale modello contabile utilizzato in generale nelle aziende. Ma secondo motivo, ancora più incisivo, che per i comuni che hanno accettato di iniziare subito questo nuovo metodo di lavoro, metodo che porta in sé tante fatiche e gli sforzi, vi è un taglio del 50% sull'obiettivo di saldo del patto di stabilità. Per la parte spesa non si parla più di titoli, funzioni e interventi, ma di missioni, programmi e macroaggregati.
All'interno dei programmi vi è la suddivisione dei titoli, non più come prima che erano 4 i titoli della spesa, ma diventano 7 titoli di spesa. Questo perché? Perché con il termine di bilancio armonizzato si vuol tendere ad avvicinare la contabilità finanziaria in essere prima ad una contabilità economica. La differenza tra i residui attivi, ovvero pagamenti che devono ancora arrivare, ma che non sono ancora arrivati, e di residui passivi, ovvero soldi già impegnati ma non ancora spesi. Questa differenza va a costituire il fondo pluriennale vincolato. Accanto al fondo pluriennale vincolato viene istituito il fondo per i crediti di dubbia esigibilità, in misura pari al 50% delle entrate di difficile riscossione. La parte entrate, invece, viene divisa in titoli, tipologie e categorie. Nelle sedute di commissione ci è poi stato illustrato come si è operato in fase di costruzione del bilancio. La Giunta ha scelto di operare le proprie scelte partendo dai seguenti principi: riduzione della spesa, entrate correnti, dismissione di immobili, inserimento in posta di soggiorno e lotta all'evasione fiscale. Velocemente li vediamo. Rispetto alla riduzione della spesa, in risposta anche a un ordine del giorno votato da questo Consiglio Comunale, l'amministrazione ha lavorato su due aspetti. Primo, il personale. Come ha lavorato? Con blocco assunzioni, taglio del 50% dei premi ai dirigenti, blocco del lavoro straordinario e riorganizzazione dei servizi e del personale. Questi interventi prevedono un taglio dei costi pari a circa 635.700 euro. Secondo, un taglio su tutti i capitoli di spesa, con un lavoro congiunto tra assessorati ed uffici, che ha portato alla rinegoziazione dei contratti di appalto, a interventi di razionalizzazione della spesa, che hanno fruttato un risparmio di circa 740.000 euro. Questi interventi hanno apportato un risparmio complessivo di 1.370.000 euro circa. Sulla voce entrate, invece, si registra un incremento di euro 78.000, frutto della differenza fra le entrate della TASI e i mancati introiti dei trasferimenti erariali e delle entrate extratributarie. Rispetto al tema della dismissione degli immobili, in sede di commissione l'assessore Piano ci ha illustrato che la Giunta propone la messa in vendita di 50 alloggi comunali, pari al 5% del totale di quelli di proprietà, pari a 1.000, che si accompagna ai 10 alloggi decisi lo scorso anno e già messi in vendita. Questa azione viene messa in campo per reperire risorse da destinare a manutenzione, ristrutturazione e valorizzazione del patrimonio abitativo comunale, anche attraverso il suo efficientamento energetico, nonché a reperire alloggi per rispondere all'emergenza abitativa. Chiaramente, la messa in vendita degli alloggi sarà fatta nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, che prevede la proposta di acquisto agli inquilini a prezzi particolarmente favorevoli. Rispetto al tema dell'imposta di soggiorno, con la delibera posta in votazione si vuole introdurre tale imposta e il relativo regolamento che ogni consigliere ha già ricevuto. Le tariffe dell'imposta saranno oggetto invece di deliberazione della Giunta Comunale, che rispetto a questo tema ha già avviato un percorso con le associazioni di categoria. Sono esenti dal pagamento di queste imposte i seguenti soggetti: i minori fino al compimento del 10° anno di età, i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie della provincia e coloro che assistono degenti ricoverati presso le strutture, limitatamente a 2 accompagnatori per paziente. Gli appartenenti alle forze dell'ordine e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano nel comune per esigenze di servizio.
I proventi derivanti da questa nuova imposta saranno utilizzati per favorire la qualità urbana della nostra città. Rispetto al tema dell'evasione fiscale, ci è stato illustrato che procede il forte impegno del Comune contro morosità ed evasione fiscale. Con l'utilizzo di tutti gli strumenti predisposti dagli accordi con l'Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza, oltre all'avvio di una sperimentazione per una nuova strategia per il recupero dei crediti. Per quanto riguarda il piano triennale delle opere pubbliche, anch'esso è stato oggetto di illustrazione alla Commissione da parte dell'assessore Piano, il quale ha evidenziato i limiti dello strumento. Primo, si approva entro il 15 ottobre dell'anno precedente. Secondo, gli investimenti previsti sono condizionati all'effettivo ingresso di risorse in conto capitale. Senza riprendere l'elenco delle opere già citate dall'assessore Montrasio, si evidenzia come la destinazione principale delle risorse per questo piano andrà alle manutenzioni stradali. Verrà verificata la possibilità di ricorrere ad un project financing incluso nel piano per la completa ristrutturazione della piscina Carmen Longo. Le commissioni sono svolte in un clima molto collaborativo, nonostante la complessità della materia. E a tal riguardo, in conclusione, vorrei ringraziare l'assessore Montrasio, la Giunta, i dirigenti Orsetti e Fiori e i loro uffici per la disponibilità e la pazienza con la quale hanno accompagnato i lavori della commissione in un tema così complicato. Grazie. Grazie al consigliere Vavassori. Adesso la parola alla consigliera Franciosi come relatrice di commissione. Prego. Grazie Presidente. Io credo sarò decisamente più breve rispetto all'assessore al consigliere Vavassori, in quanto hanno decisamente chiarito sia l'ossatura del contabile del bilancio che tutte le cifre che caratterizzano il nostro bilancio. Anche se tutta la certezza con la quale sono state descritte le cifre mi lascia un po' perplessa dal momento che queste cifre verranno di fatto poi emendate in futuro. Lo faceva notare poco fa l'assessore il fatto che a Brescia abbiano dovuto riscrivere il documento più volte, per cui il fatto che i residui degli anni passati impattino così tanto su il calcolo delle cifre di quest'anno rende difficile comprendere effettivamente di quanto effettivamente in termini proprio numerici ci sia a livello del bilancio. È un fatto certo però che il trend degli ultimi anni, ed è sicuramente il trend con il quale continueremo anche negli anni futuri, a meno di un forte cambiamento di mentalità per il reperimento di fondi, è che il bilancio comunale è tenuto in piedi solo ed esclusivamente dai cittadini. L'autonomia finanziaria di cui parlava prima lei, Assessore, è sicuramente un ottimo punto di partenza. Sarebbe un vanto per il nostro comune, così come per tutti i comuni. Il punto è che la pressione fiscale del governo centrale non è ridotta a fronte di un aumento della pressione fiscale locale. Di conseguenza, i cittadini sono stati spremuti negli anni passati, vengono anche quest'anno e sarà anche così negli anni futuri. Nel passaggio da ICI a IMU a TASI, il contribuente spende il 60% in più, e questo non lo dico io, bensì una nota di Confartigianato dell'agosto scorso. Quindi vorrei sottolineare che lo sforzo che stiamo chiedendo ai nostri cittadini è altissimo, e tale deve essere considerato poi quando i nostri soldi verranno spesi. Rispetto nei confronti dei cittadini, ma anche nei nostri confronti che siamo cittadini, visto che la sopravvivenza dei servizi comunali dipende appunto da noi e dal pagamento delle tasse. Vorrei inoltre riportare la vostra attenzione a quanto è emerso in occasione della discussione delle nuove tariffe per la mensa. Il 25% dei genitori, che più o meno sono la classe sulla quale preme tutta la pressione fiscale, e che quindi mandano i figli nelle nostre scuole pubbliche, ha presentato un ISEE sociale. Noi a queste persone stiamo di fatto chiedendo lo sforzo di coprire il buco
ad esempio, da 8 milioni di euro, se non sbaglio è questa la cifra che deve essere coperta dalla TASI, di mancato trasferimento da parte dello Stato. Tutto questo a fronte di quali investimenti? Gli investimenti di cui ci ha fatto nota adesso in Consiglio Comunale, chiedevo prima conferma anche alla consigliera Iosa, io non mi ricordo di averli sentiti in commissione, i fondi della Fondazione Cariplo, i fondi di Capholding eccetera. Gli unici investimenti di cui si è parlato in commissione sono quelli del project financing di circa 5 milioni per la Carmen Longo e di 1,6 milioni per la piattaforma ecologica. In realtà però di questi due progetti è anni che se ne parla e non c'è niente di certo e di programmato. Ad esempio, il project financing della Carmen Longo è stato presentato così a grandi linee dall'assessore Cagliani in una commissione dello scorso autunno. Purtroppo non è stato presente in commissione bilancio, per cui non ha avuto modo di descriverci se il progetto ha avuto dei mutamenti e dei cambiamenti. Di conseguenza non si sa se effettivamente questo project financing verrà fatto quest'anno o gli anni a venire. Vi farai anche presente che nel documento di programmazione, che poi unico di programmazione che poi di fatto è l'atto con il quale voi descrivete che cosa avete intenzione di fare, a meno che io non me lo sia perso, ma del progetto della Carmen Longo non c'è scritto niente nel dettaglio. Di che cosa si parlerà? Progetto totale, rifacimento totale, parziale, non se ne sa. Per non parlare della piattaforma ecologica, che già nel luglio del 2012 l'ingegner Fabbri aveva parlato di project financing, poi più niente. Viene quasi da pensare che quando ci si trova a dover scrivere un bilancio di previsione si abbiano delle caselle vuote e delle cifre da allocare. Che cosa abbiamo fatto l'anno scorso? Beh, più o meno facciamo lo stesso quest'anno. Nessun fondo vinto da bandi proposti dall'Unione Europea. Ci sono comuni che vivono con questi fondi. Noi, se non sbaglio, siamo riusciti a percepire 8.000 euro di contributo per la distribuzione prodotti lattiero-caseari, o quantomeno questo è quanto riportato nel documento unico. Speriamo che il costituendo ufficio competente per ricercare e accedere ai fondi europei sappia fare un buon lavoro. Do per scontato che la posizione organizzativa o l'alta professionalità che gestirà questo ufficio insieme al dirigente di riferimento abbiano tra i loro obiettivi il raggiungimento del premio alla fine dell'anno, quello di aver almeno partecipato ai bandi. È ovvio che non si può avere la certezza di avere accesso ai fondi. L'altra questione che vorrei sottolineare è lo stato di salute delle nostre partecipate. Nessuno in commissione, e men che meno di questo c'è un cenno nella relazione dell'assessore, ci ha raccontato lo stato economico delle nostre partecipate. Le uniche di cui più o meno conosciamo qualcosa sono le farmacie, delle quali però il bilancio 2013 non è ancora pervenuto, il CORE, per il quale il dottor Cipriano è stato invitato in commissione a relazionare, e la Fondazione La Pelucca, che è l'unica che pubblicizza la propria attività in città. A che punto sono le liquidazioni delle partecipate in fallimento? Magari potremmo dedicare adesso in autunno una commissione specifica, ad esempio per sapere a che punto sono le cause del CTP o a che punto sono le liquidazioni di Afolbic, La Fucina e altri. L'ultima nota che vorrei portare alla vostra attenzione riguarda l'alienazione dei 50 immobili. I nostri 50 immobili sembra che valgano circa 6 milioni di euro. Facendo spannometricamente un rapido conto in base ai metri quadrati messi in vendita e riportati nel documento discusso in commissione, sembra che venderemo le case a circa 1.500 euro al metro quadrato, che non è poco visto il mercato. In commissione ho chiesto di aver copia del documento con il quale sono state fatte le valutazioni. Ovviamente non mi è stata inviata copia. Devo dire che è l'unico documento che non ho ricevuto, perché anzi ringrazio subito gli uffici per la solerzia con la quale, nonostante fosse agosto, hanno risposto alle mie innumerevoli domande. Quindi, per quanto possa essere condivisibile l'idea della dismissione di parte del patrimonio, vorrei capire con quale criterio possiamo giudicare la posta in gioco. Sembra di nuovo il classico sistema dell'allocazione delle cifre senza avere un progetto.
Di solito si inizia a pensare al progetto, si fanno le stime di quanto il tutto potrebbe costare e poi si cercano i fondi. Qui sembra che si ragioni al contrario, si cercano i fondi, si mette la posta a bilancio e poi si incrociano le dita, se si riesce a vendere bene. Faccio solo notare che di 10 immobili messi in alienazione l'anno scorso, forse siamo in grado di venderne solo 2, a meno che la situazione non sia cambiata rispetto alla commissione di fine luglio. Per quanto riguarda invece il costo dei servizi, devo dire che ho alzato bandiera bianca, a maggior ragione quest'anno che è cambiato l'impianto del bilancio. Non è possibile fare la valutazione dei costi, non si capisce se un servizio ci è costato di più dell'anno scorso o viceversa, proprio perché le poste in bilancio rispetto all'anno passato sono cambiate ed è veramente difficile riuscire a fare, nonostante le spiegazioni, per quanto mi riguarda è stato veramente difficile con la documentazione in mano e non avere, senza avere il dirigente seduto di fianco, è stato difficile riuscire a fare le comparazioni. La risposta, come dicevo, che ho ottenuto più volte dagli uffici alle mie domande è la seguente, la cito: verrà presentato un emendamento tecnico che rettificherà in parte le reimputazioni da residuo dopo i chiarimenti da parte dell'ufficio ministeriale, appositamente dedicato alla sperimentazione del bilancio armonizzato. Tale emendamento non varia ovviamente negli equilibri né le scelte relative al bilancio di competenza, però non ci permette di cogliere realmente il significato delle cifre. Di conseguenza, non potendo noi masticare con competenza questo bilancio, risulta molto complicato dare un giudizio obiettivo a questo documento. Rimando quindi al mio intervento politico qualsiasi altro giudizio di merito, nello specifico al documento unico di programmazione. Grazie. Grazie alla consigliera Franciosi. E adesso, come da programma, proseguiamo con la discussione generale nel rispetto dei tempi a disposizione per ogni gruppo. Invito i consiglieri di prenotarsi per fare il proprio intervento. Grazie. Ne approfitto intanto per salutare il dottor Possi, che è venuto qui. Buonasera. Consentitemi di fare un saluto a tutto il personale che ci accompagnerà per tutta la sessione del bilancio. Quindi grazie e buona permanenza per 3 giorni. Prego.
Va bene, per cortesia. Va bene, non mi risultano richieste di interventi, quindi ho sentito alcuni capigruppo che la discussione la riprendiamo domani sera, quindi a tutt'ora non mi risulta nessuna richiesta di intervento. Lascio aperto ancora 2 o 3 minuti, se non ho richiesto sono costretto a chiudere la seduta. Ancora 2 minuti, grazie. Sì, un attimo di attenzione, grazie. Allora, visto che non mi risultano richieste di intervento, una raccomandazione per domani sera, almeno che per domani sera di essere puntuale alle ore 20, altrimenti con la somma di tutti i tempi da prospetto facciamo troppo tardi, quindi la seduta è tolta, ci vediamo domani sera alle 20. Grazie, buonasera a tutti.